Ormai vi ho abituato troppo bene, ragazzi, quindi questo potrebbe non essere l'unico video di giornata. Dipenderà da Max Allegri, da quello che dirà in conferenza stampa, se ci saranno spunti di riflessione interessanti, se ci saranno delle polemiche, a meno che non sia una polemica grossissima. Non ho intenzione di fare video perché abbiamo già parlato abbastanza e credo che sia tornato davvero il momento di fare, perché la situazione non è grave, di più, è gravissima. È perché ci sono i presupposti per recuperare. Ci sono i presupposti per recuperare perché siamo la Juventus. E se qualcuno davvero nella Juventus è convinto che questo vada tutto bene, lì c'è la porta, eh? Lì c'è la porta e deve essere abbastanza uomo da rinunciare a un lauto stipendio, uno stipendio che è stato garantito magari in tempi precedenti al Covid e che non si merita. E ce ne sono tanti, ve lo giuro, ce ne sono tanti. Di casi in rosa di giocatori più pagati di quelle che sono le loro potenzialità e che altrove non prenderebbero mai uno stipendio di questo tipo. È anche ora di iniziare a fare gli uomini, eh? Perché se negli ultimi 2 anni non si è andati bene e si è partiti male anche in questa terza stagione, non può essere sempre colpa dell'allenatore, non può essere sempre colpa della dirigenza. È ora di iniziare ad assumersi tutti le responsabilità, perché in campo ci vanno sempre i giocatori, ok? Piccola premessa, io credo che sia adesso necessario e doveroso cercare di capire la Juventus, senza più inventarsi niente, senza più dare opinioni nel caso, guardare quello che è successo, analizzarlo e capirlo. Prima di tutto c'è OneFootball, qui sotto in descrizione a scaricare, se volete capire, leggere le parole di Allegri, perché magari siete impegnati in quel momento, parla alle 13:45, su OneFootball potete leggere il riassunto completo e monitorare le scelte di formazione che ci porteranno a una Spezia Juve di vitale importanza. Scaricate OneFootball qui sotto in descrizione. Perché vi dico che è ora di iniziare a capire la Juventus? Secondo me dobbiamo fare come fanno davvero l'allenatore e i giocatori, perché sicuramente c'è uno staff dietro di Allegri che va a studiare le partite, va a studiare i momenti con delle slide, con delle riproposizioni e fa capire che cosa sta succedendo. Questo è esattamente quello che faremo oggi. Abbiamo già 5 partite. 5 partite su un campione poco significativo, ma qualcosa ce lo sta dando per farci capire fino adesso dov'è il grande problema della Juventus. Magari non solo uno, ma i tanti problemi della Juve, ma dove sono anche i punti di forza. Quindi voglio iniziare immediatamente facendovi vedere questa slide. Questi sono i gol dell'1-0 che facciamo la prima di campionato contro l'Udinese e la prima in Champions contro il Malmo. Io vedo una cosa in particolare: l'ampiezza. Si sviluppa l'azione da destra, esattamente come avveniva l'anno scorso, tra l'altro mi permetto di dire, tante volte l'anno scorso abbiamo detto che l'unico schema che avevamo disponibile era il cross di Cuadrado per la testa di Morata. Nel primo caso Bentancur movimento senza palla nello spazio, e poi va a creare l'assist per Paolo Dybala per il gol dell'1-0 di Paolo Dybala. Nel secondo caso invece Cuadrado crossa, Bentancur ancora una volta si inserisce in area, prova anche a toccarla, la tocca di qualche millimetro probabilmente col ciuffo, e fa gol Alexandro. Tra l'altro, se guardate nella prima slide e nella seconda, abbiamo addirittura un uomo in più in area che Alessandro, quando nella prima slide invece è in basso, nell'ultimo angolo a destra dello schermo. Quindi abbiamo inserito un uomo in più in area. Ma abbiamo sempre sfruttato l'ampiezza. E sfruttando l'ampiezza siamo riusciti ad andare in vantaggio. Quindi questo è il primo punto fondamentale da ricordarsi quando si parla della Juventus. Perché se questa squadra va per 10 centrali, ha finito. Perché non ha palleggiatori, non ha gente tecnica in mezzo se non eventualmente Locatelli e Dybala, ma dato che in mezzo al campo c'è sempre molta densità, bisogna che tutti sappiano palleggiare, che tutti iniziano a palleggiare. Ed è molto più facile per una squadra del genere andare, ok, sulla destra o sulla sinistra in ampiezza per poi fare male per le vie centrali, dove appunto si possono inserire anche giocatori come Bentancur o Alexandro, toccare il pallone, deviarlo o comunque fare gol. La seconda slide che vi voglio far vedere è questa. Qua c'è il gol che abbiamo fatto al Milan e anche il gol che abbiamo fatto all'Udinese per il 2-0. Se prima era ampiezza, adesso è ripartenza, perché questa Juventus è letale negli spazi aperti. Ci sarebbe da aggiungere anche un terzo gol, che però non è in una gara ufficiale, è un amichevole con l'Atalanta, il gol dell'1-0, il bellissimo gol dell'1-0 di Paolo Dybala con quel contropiede orchestrato da Cristiano Ronaldo e Chiesa per andare a far finalizzare Paolo in area.
quando questa Juve ha degli spazi aperti è tremendamente forte. Quando questa Juve deve palleggiare per creare gli spazi è una squadra mediocre. È una squadra veramente normalissima, proprio per quello che dicevamo prima. Manca il tasso tecnico, manca la velocità di esecuzione, manca un palleggio efficace in grado di creare occasioni. Quando invece con un passaggio come quello di Dybala per Morata o un altro passaggio come quello di Dybala per Cuadrado riesci a creare lo spazio, ecco che allora diventiamo letali, perché siamo una squadra di contropiedisti, siamo una squadra forte in ripartenza. Niente di nuovo, penso tutto di vecchio, però ancora una volta confermato da quanto abbiamo visto e dai gol che abbiamo segnato. Poi qua ci sono quattro slide in una. Guardate attentamente, ragazzi, queste quattro slide, perché nella prima Szczęsny al pallone e prendiamo gol perché va a procurare il rigore. Nella seconda, Szczęsny al pallone e ha De Ligt completamente libero sulla destra, eppure riusciamo a cercare di scartare De Lofeu e Okaka e a subire gol. Nella terza, Szczęsny al pallone in mano, eppure riesce a lasciarlo lì per Politano, che è tremendamente solo proprio perché il portiere ha il pallone in mano. Nella quarta, la palla a Moise Kean, sembra che voglia fare gol, ma la porta è la nostra. In queste quattro slide, in cui abbiamo subito quattro gol, ragazzi, il pallone ce l'abbiamo noi. Noi abbiamo subito 6 gol fino adesso, ok? Ne abbiamo segnati 7. 6 gol subiti, 4 con il pallone in nostro possesso. Ditemi se può essere una cosa normale questa. Vi rispondo io, non lo è. Invece in questa slide, ok, abbiamo la dimensione di come la Juventus sia andata in vantaggio, sì, perché nella slide sopra è il gol di Morata col Napoli e la palla ce l'ha il Napoli. Nella slide sotto la palla ce l'ha la Juve. Ma quel corridoio tra Theo e Saelemaekers è da ufficio inchieste. Ragazzi, è penale una roba del genere su un contropiede. Il Milan fa un disastro. Il Napoli ci regala la palla con Manolas. Il Milan ci regala il gol con un'uscita veramente da basso livello. Poi noi non dobbiamo parlare perché abbiamo visto prima, abbiamo preso 4 gol con la palla noi. Ma questo è un errore gravissimo del Milan. Cosa significano tutte queste cose? Avete notato uno schema in tutto quello che vi ho fatto vedere? E non è finita qua, perché possiamo andare ancora più nel dettaglio. Questi sono i tipi di gol fatti dalla Juve: ripartenza, ampiezza, errore degli avversari e calcio piazzato, perché poi c'è il rigore, andiamo a parlarne. Tutte le volte che abbiamo fatto gol è stato essenziale sempre il movimento senza palla. E poi ci sono i tipi di gol subiti dalla Juve. Ci sono due calci piazzati e 5 errori individuali gravi, ok? Non vi ho messo il calcio d'angolo del Milan, ma anche quello è un grave errore di 3-4 componenti della rosa. Guardate un po' la tabella, perché i gol segnati sono veramente assurdi. Abbiamo fatto gol al terzo minuto, al 23° minuto, al 10° minuto, al 23° minuto, al 44° minuto, al 45° minuto e al quarto minuto. 7 gol segnati, tutti nel primo tempo. Parallelamente abbiamo preso gol al 51esimo, all'83esimo, al 21esimo, al 57esimo, all'85esimo e al 76esimo. Lascio da parte Empoli-Juventus, Juventus-Empoli, perché è stata veramente l'unica partita in cui non ci sono stati errori. La Juventus non ha giocato, l'Empoli ha meritato. È l'unica partita nella quale veramente non posso dire niente. Ma capitano, ragazzi, succedono quelle partite in cui veramente non ci puoi fare nulla. Nulla di nulla perché sei zero, sei pari a zero. Non dimentichiamoci che in quel momento c'era il caso legato a Cristiano Ronaldo, andato via da poco. Tutti gli altri gol, 51, 83, 57, 85, 76, sono tutti subiti nel secondo tempo. Quindi hai il 100% di gol segnati nel primo e il 90-95% di gol subiti nel secondo. Non riusciamo mai a essere continuativi nell'arco di 90 minuti. Ma questo cosa vuol dire? Ragazzi, questo vuol dire che siamo completamente scoppiati dal punto di vista atletico. Non ce la facciamo, non siamo in grado di tenere 90 minuti. E questa cosa è veramente grave, perché è il 21-9-2021. C'è però un lato positivo in questo, e cioè che il lato atletico lo puoi allenare. E se davvero questo è solo un difetto legato all'atletismo della Juventus, banalmente ne puoi uscire. Banalmente, anche se su 6 gol subiti, 4 te li sei fatti da solo, basta lavorare sull'attenzione, sulla concentrazione, sul singolo, sperando che Szczęsny abbia esaurito le sue serate. No, perché di quei 4 che ci siamo fatti da solo, 3 nascevano da Szczęsny. Quindi speriamo che possa essere conclusa. E se davvero sono solo questi due, allora, ragazzi, non siamo nemmeno messi male.
perché basta allenarsi e avere fiato per concludere 90 minuti e basta avere concentrazione. Tra il dire e il fare però c'è in mezzo al mare. Perché abbiamo anche un altro problema. Non dimentichiamoci, come abbiamo visto con Milan e Napoli, che tante volte sono gli altri che ci fanno fare gol. Ma anche il primo gol di Dybala con l'Udinese. Ma vedete il pallone dove passa per il gol di Dybala? Quindi ci sono anche degli errori gravi da parte degli avversari. Non dobbiamo ragionare solo sul Szczęsny ha fatto la cappella con il Napoli, quindi probabilmente se no avremmo vinto. E il Napoli ha fatto la cappella con Manolas, se no avremmo nemmeno mai segnato. Secondo me non abbiamo subito tanti gol, perché in cinque partite 6 gol li puoi subire come una rosa del genere, non è nemmeno scandaloso e li potevi evitare. Sono di questa idea, quindi fase difensiva nemmeno tremenda, ma in 5 partite tu hai fatto 7 gol e sempre solo nel primo tempo, e se togli Juventus Malmo in cui ne hai fatti 3 sei a livello del disastro. Questa è una squadra che non segna, e se segna segna in 3 modi: 4, calcio piazzato, come abbiamo visto rigore di Dybala, errore degli avversari giocando in ampiezza o giocando in ripartenza. Io penso che sia un riassunto abbastanza banale, semplice, ma come dice Allegri il calcio è molto semplice, di fotografare il momento della Juventus. È una squadra che scoppia, è una squadra che non ce la fa veramente a reggere certi ritmi, ma che ha il tempo per imparare a farlo, ma soprattutto che non c'è a livello di testa, perché non sa soffrire e non è in grado di vincere le partite. Ma è quello che vi dicevo l'altro giorno, ragazzi. Questa è una squadra che non è da Allegri per un motivo: non è in grado di gestire il risultato. Tante volte la squadra di Allegri l'1-0 se lo portava a casa perché la difesa oltranza e di concentrazione dei suoi elementi ti permetteva di vincere le partite. È per questo che vi dico che questa non è una squadra a corto muso. Questa è una squadra che se non va in vantaggio di 2-3 gol rischierà sempre di tornare a casa senza la vittoria. Emblematico il discorso legato al Malmo, dove facciamo sì 3 gol nel primo tempo, ma il terzo gol lo fai perché li hai disintegrati a livello mentale con il 2-0, con il 2-0 al 45esimo. Così loro dicono: andiamo nello spogliatoio, cerchiamo di metterci a posto e poi ne riparliamo. E lì sono già con la testa negli spogliatoi e gli fai anche il terzo. Perché te il terzo lì lo fai perché loro sono morti a livello psicologico. Ma sapete quanto fa la testa nel calcio? Ne avete un'idea? Ed è per quello che ci facciamo i gol da soli, eh? Perché abbiamo iniziato male l'annata facendoci i gol da soli. Abbiamo continuato a farci i gol da soli. C'è stato un terremoto inerente a Cristiano Ronaldo. I risultati non stanno arrivando. Perché io riesco a rimanere? Io sono tranquillo, eh? Ragazzi, è una situazione drammatica e non sono preoccupato. Non sono preoccupato perché so che questo problema non è solo psicologico, anche, ma in minima parte, questo è un problema psicologico legato ai risultati. È un problema atletico, è un problema di concentrazione. Allegri perché si incazza l'altro giorno quando dice questi non sanno che stanno giocando la Juventus? Perché questi non sono giocatori da Juventus. Ad oggi tanti di questi non sono giocatori da Juventus. E anche quelli che, e ribadisco, io Chiesa non giocherei mai senza Chiesa, ma ve l'ho già ribadito, in tante piccole cose Chiesa è ancora da sgrezzare e non ha ancora la concezione del risultato, perché viene solo da un anno di Juve, ma sotto il punto di vista delle occasioni che ti crea è necessario, essenziale, perché l'abbiamo visto, abbiamo poca proposizione offensiva. Se tu nel 4-4-2 mi metti Rabiot a sinistra, è naturale che Rabiot non mi creerà 5-6 pericoli a partita. Se ci metti Chiesa da una parte, Cuadrado dall'altra, i terzini devono fare il segno della croce e decidere da quale parte poi andare a marcare. Perché se tu giochi in ampiezza e in ripartenza con quei due sugli esterni, te la regalo a quegli altri, sai quante diagonali devono fare, sai quante corse devono fare. E se Dybala è bravo a smistare con un passaggio solo il pallone, perché magari ti chiudi bene e poi riparti, con un passaggio solo Dybala taglia fuori tutte le difese per giocare in ampiezza e ripartenza con Chiesa e Cuadrado, io te lo regalo. E se c'è uno come Morata che è bravo anche lui a giocare in ripartenza, hai un tridente là davanti, mica indifferente. Io vedo che ci sono dei punti dai quali ripartire. Questa è una Juventus che fino adesso non ha praticamente mai giocato con Chiesa, se non la partita contro l'Empoli, che ribadisco, quella ti meritavi di perderla. C'è poco da fare. Non penso che Chiesa sia il salvatore della patria, intendiamoci.
Ma se già siamo in difficoltà, poi non ci mettiamo anche noi stessi a metterci ancora più in crisi, tenendo fuori dei giocatori di livello e che rispecchiano alla perfezione i punti di forza di questa Juve, allora non ci aiutiamo. Quindi io sono tranquillo, lo ribadisco, secondo me arriviamo nelle prime quattro. Lo scudetto, faccio fatica a dirvi se noi vinciamo lo scudetto, credo che adesso sia un po' troppo eccessivo da dire. Secondo me nelle prime quattro ci si può arrivare e credo che per arrivare nelle prime quattro si possano perdere punti per strada e che anche gli altri li perderanno, a patto che noi ci si dia un taglio, si accetti il fatto che siamo una squadra con dei problemi, con poche armi vincenti, ma se iniziamo a giocare sfruttando sempre solo quelle armi vincenti perché la squadra e i giocatori sono questi e chiamano questo modo di giocare, allora forse non andiamo tanto in là.